Un'avventura del cuore, un'avventura del coraggio imprenditoriale di chi crede di poter qui a Rieti aprire scenari spesso sottovalutati, disconosciuti dagli stessi concittadini che magari troppo abituati a vedere il bello non sanno più riconoscerlo. E la passione impetuosa di chi da una dimensione sublime, quella dell'acqua, quella del profondo, mobile sub, apnea blu, porta avanti da 15 anni nel segno di Rieti Centro Italia un'attività splendida fatta di cuore, di sentimenti, ma anche di competenza e di passione. Simone, un saluto e un augurio a questo splendido anniversario. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori dell'invito. Noi siamo sempre molto contenti di partecipare a tutte le manifestazioni che ci permettono di valorizzare il nostro patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale. Faccio complimenti e tanti auguri sia all'associazione dei SUP che al locale di Bosch, che hanno deciso con questa manifestazione di mettere al centro un bene primario che abbiamo, che è il fiume Velino, che è davvero un patrimonio inestimabile che abbiamo il dovere di preservare, di amare, ma anche di valorizzare. Credo che negli ultimi anni c'è stata una grande valorizzazione di questa parte della città. Ormai il tratto urbano del fiume Velino è diventato davvero il cuore di Rieti e sempre di più il simbolo di questa comunità, quindi sono davvero contento che ci sia questo evento naturale utilizzato per festeggiare questo doppio anniversario. E una serata magica a conclusione dell'ennesima giornata strana di questa strana estate qui a Rieti, tutta questa gente a salutare questo evento. Davvero bello guardare questo pubblico, questa gente di Rieti, questa passione che arde nel cuore di questa città dal nostro punto di vista, sindaco. Ma assolutamente sì, domenica scorsa abbiamo vissuto una splendida domenica con i ragazzi dei rioni della Festa del Sole, del Palio della Dinozza, con migliaia di persone assiepate lungo gli argini del fiume, questa sera ancora tantissime persone per questa manifestazione e più in generale per un fiume Velino che è diventato davvero anche la sede di tanti locali e della vita notturna di questa città. Proprio per questo quest'anno insieme alla Regione Lazio, in occasione dell'organizzazione del Rick Festival, abbiamo deciso di destinare, di dedicare la musica e 3 giornate di musica da fare proprio qui sul fiume, quindi alla fine di questa manifestazione ci sarà uno splendido concerto di un grande artista internazionale. Tutto questo per dire che noi abbiamo a cuore questo fiume perché pensiamo che possa essere davvero una grande occasione di rilancio di questa città e deve essere anche motivo per stare insieme e vivere insieme la città. Un fiume che gettandosi in Nera, in una sorta di sublime e ideale matrimonio, genera la cascata più alta d'Europa, la cascata delle Marmore, un incrocio secondo noi virtuoso con Terni per costruire scenari a venire. Assolutamente sì, c'è un rapporto di grande collaborazione con gli amici umbri, ormai sono 2 anni che collaboriamo insieme per tantissime cose, abbiamo costruito un ambito che si chiama Civiter, dall'acronimo che è un acronimo, Civitavecchia Viterbo Terni e Rieti, perché pensiamo che sia fondamentale in questo momento costruire un rapporto di grande collaborazione, di cooperazione con le nostre città amiche che ci sono vicine. Terni, devo dire che insomma, in questi anni si è dimostrata molto attenta e sensibile alle nostre esigenze, ormai c'è un ambito comune che ci coinvolge, è una grandissima area vasta dove vivono oltre 200.000 abitanti e simbolicamente la cascata delle Marmore, la cascata più alta d'Europa, è l'anello di congiunzione, sta proprio al centro e a metà tra Rieti e Terni ed è splendido che un elemento naturale così importante segni l'unità di 2 comunità e 2 territori. Con gli auguri al Mobis Sub Apnea Blu e al Rick Gauche, un ringraziamento a Simone Frangeli, sindaco di Rieti. Grazie a tutti e viviamo questo fiume che è davvero un patrimonio inestimabile e il simbolo di questa città. Grazie a tutti. Questo evento proprio per Rieti, per dimostrare anche che Rieti si sa inventare delle cose piacevoli per tutti. Auguri a tutti, l'acqua la vedete, tra un poco vedrete anche le luci. Soltanto una cosa, c'era un subacqueo vicino a me
con un involtino sotto il braccio. Gli ho detto: ma che hai? Mi ha detto: il fiume è talmente freddo che mi sono buttato la borsa calda. Gli ho detto: ma lascia bene. Ecco il primo comune, sia dal fuggello della mia voce la musica ci accompagna, crediamo di creare la giusta suggestione per un momento indimenticabile. Uno splendido applauso a questi meravigliosi campioni.
come Alberto Apnea insieme ed a premiare colui che ha festeggiato nel compleanno, Rodolfo Napoletano. Bravo, grande, ecco, grande applauso, un abbraccio, che abbraccio, che abbraccio. Abbracciamo anche il Pisci Azzurro, Rodolfo, no, la principessa, insomma, crea due terze di emozioni, quindi, e senti, Rodolfo, sono venuti qui veramente dei canzoni assoluti a farti gli auguri, potrei essere Piero. I campioni assoluti sono quelli che ci sono da venire. Grazie a tutti quanti, sono contento di essere lì, basta così. Questo splendido pubblico, Rodolfo Napoletano sugli studi, una bella immagine da consegnare ai fotografi per un evento splendido. Una sola ultima parola per Alessia, la scoperta di Rieti Centro d'Italia. Che immagine hai di questa città quando ti sei immersa in Rieti? Stessa domanda. Rieti è fantastica, non posso dire altro. Organizzate in modo che le altre. Ragazzi, che dire? Un applauso splendido, grazie. Omar Leoci, primatista del mondo di apnea, e anche nel tuo caso io proporrei una domanda legata alla passione. Come nasce questa prepotente passione così forte, così capace di affrontare quella che potremmo definire paradossalmente una scalata, profondità così importante? Ma guarda, quello che dicevo oggi ai ragazzi che ho avuto la possibilità, la fortuna di incontrare, la mia passione è nata, io come tutti i ragazzi andavo al mare a raccogliere le conchiglie, io già a 6 anni riuscivo ad arrivare a profondità come 10 metri, però la passione è nata guardando i grandi del passato, è inutile star qui a... Citiamo invece i grandi Maiorca e il grande Pellizzari, io seguendo chiaramente le gesta eroiche, perché a me sono sempre apparsi come dei veri e propri eroi, ho deciso di impegnarmi e di sacrificarmi a livello, diciamo, sportivo, perché comunque ci sono anche tante rinunce e tanti sacrifici, ma con la passione dentro, quindi una forte passione per il mare e spinto appunto di queste gesta eroiche, eccomi qua ad affrontare performance di questo tipo. Il mare che mi ha adottato è stato quello ligure. Io sin da piccolo, essendo di natali milanesi, anche se le mie origini sono pugliesi, quindi ecco, da qualche parte i geni del mare ci sono. Comunque da Milano io, come gran parte dei milanesi, come i miei genitori, andavo a fare le vacanze in Liguria e diciamo che lì è nata questa mia passione per il mare. E poi infatti sono stato adottato, diciamo, oltre che a Rieti, sono stato adottato anche in Liguria, ad Andorra e a Lazio, dove appunto svolgo i miei allenamenti e le mie performance. E i genitori si sono allarmati o no? Ma diciamo che mia mamma e mio papà hanno sempre convissuto con questa mia passione. Infatti quando poi qualche domanda a bruciapelo, no? Ma domande fatte ad esempio alla mamma, ma non sei preoccupata quando Omar... Ma lei insomma ci ha sempre convissuto, perché sin da piccolo mi vedeva andare sott'acqua, quindi penso che per loro sia una cosa naturale, no? Hai conservato la prima conchiglia che hai raccolto in profondità? No, però conserverò quella di mio figlio. Io ho un bimbo, sì, ho un bimbo che ha quasi 2 anni, naturalmente già va in acqua, mi segue, è il mio primo fan, e quindi la sua penso proprio che la conserverò, sì. E sicuramente hai avuto alle spalle un grande o grandi maestri, così come oggi tu puoi esserlo per coloro che si avventurano in questa disciplina. Diciamo che sull'apnea si conosce in verità ancora poco, quindi io ho cercato di essere una spugna e apprendere il massimo dai grandi dell'apnea che ho avuto la fortuna di incontrare, sia italiani sia a livello internazionale. Io chiaramente, partecipando alle competizioni internazionali, ho avuto modo di conoscere dei grandi esponenti di questa disciplina. Eccoli, sono i vigili del fuoco di Rieti. Applauso di Rieti, Centro d'Italia. Ti saluta con affetto, grazie ragazzi, grazie di esserci, grazie di dare certezza al nostro presente, al nostro futuro. Bravi!
però ci ha bisogno di 5 minuti per fare. Thank you.
Grazie.
Alla musica, sia luce al respiro delle acque, che in incontro con il fuoco creano una dimensione unica, quella di una notte infinita, una notte senza tempo, la magica notte di Rieti, centro d'Italia! Thank you.